Devi imparare qualche nuova mossa con le bolle se vuoi avere una minima possibilità di raggiungere la nona dimensione e sconfiggere il gigantesco uomo scimmia. Però io... prima dovrei capire come liberarmi di tutti quei robot. Ah, sì, scusa. Sono stato nella bottiglia del sapore troppo a lungo. Dicevamo? Qualcosa sulle mosse con le bolle. Giusto! Premi questo tasto per spiccare il volo e usare il potere delle bolle per sconfiggere qualsiasi cosa si trovi proprio sopra di te. Provaci! Adoro scartare i regali! Bel calzino! Quale calzino? Quello accanto a te. Oh, quello! L'ho perso! Ma se quello l'hai perso, dove sono tutti gli altri tuoi calzini? Sono ancora più persi! Che i robot sono passati di qua e mi hanno rubato tutta la collezione di calzini! Mi daresti una mano a ritrovarli? Certo, Patrick! Non sarei il tuo migliore amico! Ok, allora per ogni 10 calzini che mi riporterai, ti darò una spazzola d'oro! Vuoi dire una spatola? Quella! Un altro tesoro per Patrick! Indossare 4 paia di mutande! Grandioso! Fresco come una brezza primaverile! Questa brutta faccenda del robot sta facendo colare a picco gli affari del Krusty Krab! Niente più soldi, niente più Krusty Krab! E niente più patatine da friggere per te! Niente più patatine da friggere! Ma dato che sei uno sciocco credulone, ti darò una mano! Ovviamente ricavandoci un piccolo margine di guadagno! Ho delle spatole d'oro che sono disposto a scambiare con un po' di quegli oggetti scintillanti! Sei un po' troppo leggero, ragazzo! Credi che abbia catrame al posto del cervello? Qui non faccio mica beneficenza! Torna quando avrai abbastanza oggetti scintillanti da scambiare! Prima quegli stupidi robot rovinano il mio bagno di fango perfettamente rilassante di stamattina! E adesso arrivi tu! La mia giornata può andare peggio di così. Mi dispiace tanto, Squiddy. Io e Patrick stavamo solo facendo un gioco, eh? Oh, mi correggo. Dovevo immaginare che foste voi due la causa di questo guaio con i robot. Squiddy, non so cosa fare. Come posso sistemare tutto? Forse cambiando città?
Dovrebbe bastare a risolvere qualsiasi problema. Cambiare città, che ridere. Seriamente, prova a saltellare in giro come un idiota. Almeno così mi farai sghignazzare un po'. Non sapevo che Squid avesse una lampada. Le verdeggianti colline del campo delle meduse, un luogo in cui godersi la natura selvaggia nelle pause tra una puntura e l'altra. Ottimo. Squiddy, tutto ok? Altro che ok, testa di cirripede! Ti sembra che stia bene? Ma il tuo naso è molto gonfio! Ogni dire più gonfio del solito, perché di solito è già parecchio gonfio! E hai la pelle viscida! Accipicchia! Sei calvo! Sono sempre stato calvo! Mi hanno punto dappertutto! Beh, il manuale del cacciameduse dice che per curare le punture di medusa bisogna spalmare un'abbondante quantità di gelatina del re medusa sulle zone irritate. Re medusa! Bene, ti aspetta una faticosa scalata del Monte Forchiaio e una morte orribile stritolato dai letali tentacoli del re medusa. Intanto starò qui a soffrire terribilmente. Fai pure, non preoccuparti, Squiddy. Tornerò con quella gelatina del re Medusa, così potrai spalmartela addosso. Calza per bello.